modulazioni impulsive si divide in due grosse categorie: le modulazioni impulsive analogiche e le modulazioni impulsive digitali. Ci sono tanti tipi di modulazioni impulsive analogiche e molte categorie, molte classi di modulazioni impulsive digitali, ma noi probabilmente nella prossima lezione faremo soltanto un esempio per ognuna. L'esempio più importante delle modulazioni impulsive analogiche che faremo sarà la modulazione PAM. Esempio, la PAM. PAM sta per Pulse Amplitude Modulation. Nelle modulazioni impulsive digitali invece, dove si modula con i parametri non tre impulsi di vengono modulati in maniera discreta. Come esempio ne vedremo uno solo e sarà il PCM, Pulse Code Modulation. Quindi questi sono i due esempi che faremo per le modulazioni impulsive analogiche, dove i parametri del primo impulsi vengono modulati, cambiati, aggiornati in maniera analogica, la PAM, Pulse Amplitude Modulation. Per le modulazioni impulsive digitali, in cui varia in maniera discreta i parametri di un treno impulsi, vedremo come esempio il PCM, Pulse Code Modulation. Ora, entrambe queste modulazioni hanno una ben determinata espressione del segnale trasmesso. Tuttavia, entrambe queste due possono essere rappresentati da un terzo segnale che ha una forma molto generica e si riduce come caso particolare a questo o a questo, a segnale trasmesso in questo caso e a segnale trasmesso in questo caso. Questo segnale particolare, che ha una forma molto generale, viene chiamato con una buona notazione segnale PAM. Ora però, come vedete, la busta di notazione sta qui, è che questo, se io parlo di PAM e basta, mi riferisco alla Pulse Amplitude Modulation, che è un tipo di modulazione impulsiva analogica. Se invece dico segnale PAM, allora sto facendo riferimento a un segnale che ha una forma ben determinata, che è molto generale, e che come caso particolare può esprimere sia il segnale trasmesso in questo caso che il segnale trasmesso in questo caso. In realtà poi vedremo che il segnale PAM è in grado di rappresentare anche molti segnali trasmessi nelle modulazioni digitali. Lo so, c'è una busta di notazione, ma questa è la consuetudine nelle telecomunicazioni di chiamare con segnale PAM un certo tipo di segnale. Bene, il segnale PAM ha questa espressione generale. Somma su K, dia con K, P di T meno KT, dove P è un impulso e quindi un segnale di energia. E A con K è un segnale SSL discreto, tempo discreto. E allora, una volta che vi ho rappresentato l'espressione del segnale PAM, capite perché questo può essere utilizzato per rappresentare
il segnale trasmesso nel caso di modulazione analogica di impulsi pulse amplitude modulation, perché la pulse amplitude modulation vedremo che modula l'ampiezza degli impulsi, ed è proprio quello che sto facendo qui. È una modulazione analogica, sì, perché in quel caso A con K sarà una sequenza che prende valori su tutto R, quindi sarà continuo, a valori continui. È una sequenza a tempo discreta, quindi una sequenza, ma ad ampiezze continue. Se invece A con K è una sequenza, quindi un segnale a tempo discreto, ma ad ampiezza discreta, allora sto variando in maniera discreta l'ampiezza di questo treno impulso, e quindi rappresenterà perfettamente il PCM. Okay, quindi quel tipo di segnale, segnale PAM, può descrivere la pulse amplitude modulation e può descrivere anche la pulse code modulation. E qui la pulse di notazione. Bene, l'esercizio che faremo ora è ricavare la PST del segnale PAM. Per ricavare la PST del segnale PAM vedremo la toporeazione, poi ricaveremo anche la potenza e tutto quello che ci serve. Per calcolare la toporeazione ci serve prima la media e la toporeazione statistica di x e di t. La media è immediata perché devo fare la media di questa sommatoria, porto la media all'interno, l'impulso è un oggetto deterministico, l'unica cosa a cui posso fare la media è il segnale tempo discreto con K, ma è SSL, quindi tutte queste medie avranno tutte lo stesso valore, mu per esempio. E allora questo diventa semplicemente sommatoria su K appartenente a Z di mu di T meno KT, dove mu è la media di A con K. E già da qui posso dire che il segnale x e t non è SSL, perché come vedete per essere SSL x e t deve avere una media che non dipende dal tempo, invece qui la media dipende dal tempo. Dunque x e t non è SSL, quindi dovrò calcolare prima l'autocorrelazione statistica e poi farne la media temporale per arrivare all'autocorrelazione. Non sarà sufficiente l'autocorrelazione statistica da sola. Quindi dovremo calcolare prima la media di x e t, x e t meno tau, e poi farne una media temporale su t. Qui abbiamo la media del prodotto di due somme. Al solito la scrivo come somma su K, somma su N. Porto la media dentro e avrò media di A con K, media di A con N. E poi P di T meno KT, P di T meno tau, perché il secondo è ritardato, meno NT. E fatemi fare un caso il più generale possibile, in cui magari il segnale x e t è complesso. Vedremo che sarà utile, perché poi alcune modulazioni digitali che andremo a studiare possono essere viste come una modulazione digitale bidimensionale, oppure come un'unica modulazione digitale monodimensionale però complessa. Allora in quel caso sarà comodo lavorare con segnali complessi. Allora fatemi trovare la banda del segnale PAM nel caso più generale di complesso. Se poi è reale, il coniugato qui non serve a nulla. E lo togliete volentieri. Va bene? Questa qui, poiché il segnale A con K, che è una sequenza, un segnale a tempo discreto, è SSL, questa è l'autocorrelazione, non serve fare la media temporale, perché non dipende da K, dipende solo dal ritardo.
questa è regola di K-N. Perché A è SSL. A questo punto facciamo un cambio di variabile. Il cambio di variabile che propongo è proprio questo, k-n lo chiamo n. Per cui al posto di n, la sommatoria in n, ci devo mettere k-n. Quindi abbiamo somma su m, l'autocorrelazione di a in m a questo punto, e poi la somma su n diventa scusate, la somma su k rimane che è pdt meno kt e poi il coniugato di t meno tau meno n che si chiama k meno n meno m, sì. Ok, quindi al posto della sommatoria su n ci ho messo la sommatoria su m, dove m è uguale a k meno n. Ma il secondo pezzo ha una forma piuttosto comune, cioè è qualcosa che riesco a rappresentare anche in un'altra maniera. In particolare, se la scrivo in questa maniera, vi risulterà chiaro di che si tratta. Quindi t meno kt, t coniugato di t meno tau meno mt meno k, così c'è meno tau che c'è, più mt c'è, meno kt. Ok? Lo so scritto in un'altra maniera, ma in questa maniera mi rendo subito conto che questo oggetto qui è una sommatoria di qualcosa in t meno kt, vedete? Questa è una funzione di t meno kt, t meno kt. Quindi è una replicazione. Di chi? Di p di t e p coniugato di t meno questo oggetto, tau meno mt. Scrivere qui è la sommatoria su m appartenente a z dell'autocorrelazione di a per la replicazione a passo t di p di t e p coniugato di p meno tau meno mt. La riscrivo qui. Ok? Anzi, anche la media è una replicazione, perché mu per la somma su k di p di meno kt. Quindi fatemi scrivere anche la media come replicazione.
questo punto cancello tutto quello che non mi serve. Cosa concludo? Che il segnale non è SSL, però il segnale ha una media che dipende dal tempo, ma è periodica nel tempo. È una autocorrelazione che non dipende solo dal ritardo, tau, ma anche dal tempo. Tuttavia, rispetto al tempo è periodica anch'essa. Questo segnale non è stazione nel senso lato, ma è ciclo stazionario. Lo teniamo a parte, una cosa in più che sappiamo. A noi però interessava calcolare l'autocorrelazione in modo tale che la valutiamo in zero, abbiamo la potenza, ne facciamo una trasformata di Fourier, abbiamo la PSD, così la disegniamo e abbiamo la banda, e abbiamo banda e potenza di questo segnale, che sono le due grandezze che ci servono. Scrivo qui l'autocorrelazione. L'autocorrelazione è la media temporale, perché è un segnale di potenza quello lì chiaramente, della media statistica. Ma la media statistica abbiamo appena scoperto che è periodica del periodo T. Infatti abbiamo concluso che il segnale è ciclo stazionario, perché la media è periodica e l'autocorrelazione statistica è periodica. Ma se io devo fare l'autocorrelazione media, devo fare la media temporale di un segnale periodico, allora basta e faccio la media sul periodo. Quindi non farò limite per t che tende infinito di integrare tra meno t e t, farò semplicemente 1 su t integrale fra meno t e t, o fra meno t mezzi, scusate, t mezzi, perché il periodo è t, dell'autocorrelazione media. Ma quella è una sommatoria, porto l'integrale all'interno della sommatoria e avremo 1 su t, somma su m appartenente a z, di r con a di m, integrale fra meno t mezzi e t mezzi di, della replicazione a passo t di p di t, p coniugato di t meno tau, sto ricopiando, meno m t. Quindi essenzialmente bisogna trovare quanto fa quell'integrale lì dentro. Però forse quell'integrale si riesce anche a scrivere in un'altra maniera, perché è qualcosa che risulta, che dovrebbe farvi ritornare alla memoria qualcosa già visto. Ve lo scrivo in questa maniera: come integrale su tutto R della replicazione a passo T di P di T, T coniugato di T meno tau meno MT per pi greco di t su t. Il segnale periodico ristretto al periodo integrale.
l'integrale dell'estensione al periodo del segnale periodico. E mi sembra ricordare serie di Fourier, coefficiente della serie di Fourier. Questo è il coefficiente 0 della serie di Fourier. Ma i coefficienti erano la trasformata ma detto ancora in maniera più semplice. Questo, la restrizione al periodo del segnale periodico, è uno dei tanti possibili generatori. Quindi fatemelo chiamare con x, g, con x abbiamo il segnale, chiamato il segnale, fatemelo chiamare y, g, 1, un possibile generatore. La restrizione al periodo del segnale periodico è un possibile generatore, quindi quello è l'integrale di un possibile generatore. Ma l'integrale qua ci manca elevato a 2 pi greco i ft, quindi la trasformata di Fourier in 0. Quindi questa è la trasformata di Fourier di un generatore in 0. Va bene? Quella, ripeto, quella è l'integrale della restrizione al periodo del segnale periodico, ma la restrizione al periodo del segnale periodico è un possibile generatore, quindi quello è l'integrale di un possibile generatore. Ma l'integrale di qualcosa senza esponenziale è la trasformata di Fourier in 0, quindi quella è la trasformata di Fourier di un possibile generatore in 0. Ma voi sapete che due generatori differenti che danno luogo quindi allo stesso segnale replicato hanno due trasformate Fourier differenti, ma i loro campioni sono gli stessi. Perché sono i coefficienti della serie Fourier. Quindi questo è anche uguale a YG2 in 0, perché se io ho due generatori, fatelo chiamare YG1 e YG2, potrebbero anche essere differenti questi due generatori, e lo sono. Hanno anche trasformate di Fourier differenti. Ma devono per forza avere i campioni della trasformata di Fourier identici. Questo lo sapete. Ripeto, due generatori differenti hanno trasformate di Fourier differenti, ma hanno i campioni della trasformata di Fourier uguali. Il che è ovvio, perché se questi sono due generatori vuol dire che sono differenti, ma se sono generatori dello stesso segnale vuol dire che replicati dallo stesso segnale. In frequenza la replicazione diventa un campionamento, e quindi in frequenza campionati dallo stesso segnale. Se nel tempo replicati dallo stesso segnale, in frequenza campionati devono dare lo stesso segnale. E questo è un solo campione, quello è 0. Quindi quell'integrale sembra complicato, ma perché ho preso il generatore fra virgolette brutto. Se prendessi un altro generatore fra virgolette bello, quell'integrale viene molto più semplice. Ma io un generatore già lo so, perché ho detto che questo segnale è replicazione di P per P coniugato. E allora un generatore è P per P coniugato. Ma l'integrale P per P coniugato si chiama autocorrelazione di P. E quindi, come vedete, davvero quell'integrale sembrava molto complicato, ma era molto complicato perché ho preso un cattivo generatore. Se ne scelgo un altro più simpatico, fra virgolette, viene fuori una cosa molto semplice come integrale, l'autocorrelazione.
E allora fatemi scrivere qui la cosa, il fatto importante a cui siamo arrivati, perché la decorrelazione è fondamentale. Con questo segnale la sua autocorrelazione è 1 su t somma su m appartenente a z di r con a di m, autocorrelazione dell'impulso in t in tau meno m per t. Vedete, l'autocorrelazione ha un'espressione molto semplice. E infatti sarà piuttosto semplice calcolarne la PST, la sua trasformata di Fourier, e ottenere la PST di Lepan. Infatti dobbiamo trasformare questo oggetto qua rispetto a tau, ma l'unica cosa che dipende da tau è l'autocorrelazione di t, e quindi abbiamo a che fare con la trasformata dell'autocorrelazione di t ritardata, e quindi la trasformata immediata è per un esponenziale, quindi 1 su t somma su m appartenente a z r con a di m. La trasformata dell'autocorrelazione si chiama PSD di t, ma è ritardato di m per t, e quindi elevato a meno 2π greco i m per t per f. La PSD dell'impulso la porta fuori, rimane la somma su m dell'autocorrelazione della sequenza A per elevato a meno 2π greco i ft per m, ma questa è proprio la trasformata di Fourier della sequenza A, soltanto che invece di trovare la variabile n che mi aspetto, trovo la quantità f per t. Vedete, somma della sequenza per elevato a 2 pi greco i n n, scusate, m n, solo invece di avere n ho f per t, e quindi questa è proprio la PSD della sequenza A quando al posto di n ci metto f per t, che qui ho f per t. Mettete tutto assieme, arrivo alla conclusione che la PSD del segnale PAM è molto semplice ed è 1 su t PSD della sequenza A quando al posto di n ci metto f per t, e poi PSD dell'impulso, ma l'impulso è un segnale deterministico, quindi la sua PSD è la trasformata di Fourier per la trasformata di Fourier coniugata, quindi il modulo quadro della trasformata di Fourier, cioè PDF modulo quadro. È un segnale di energia deterministico, e quindi la sua autocorrelazione. Ma d'altra parte questa qua era integrale P per P di T meno tau. Questo conclude l'esercizio.
che era calcolare l'espressione la PSD del segnale PAM. Facciamo qualche disegnino della PSD per capire meglio la situazione. Metto qui da parte la cosa fondamentale che mi serve, cioè l'espressione del segnale PAM, che è XT uguale sommatore su K di A con K per P di T meno KT, e qui la sua PSD, che è 1 su T S con A di N, quando al posto di N ci metto F per T, P di F modulo 4. La scrivo qui di lato, perché ora voglio fare un disegno piuttosto ampio, anzi 3-4 disegni non sono altro. In particolare voglio disegnare prima la PSD della sequenza discreta A e poi la PSD del segnale PAM. Fatemi segnare quindi qui la PSD della sequenza A. Fatemi fare un segnale molto, una PSD molto semplice, così è facile fare il disegno. Un triangolino. Fatemi chiamare N con A la banda del segnale A. Segnale A è una sequenza, segnale tempo discreto, A con N, che è una certa banda. Nicola. E questo segnale sarà chiaramente, cioè la sua PSD, essendo la trasformata di Fourier un segnale tempo discreto, è periodica, di periodo 1. Fatemi fare molte repliche perché ho bisogno di un disegno molto grande. Ma le repliche sono ogni unità. Quindi qua c'è 1, qua c'è 2 e così via. Stessa cosa dall'altro lato. PSD della sequenza A. Per valutare la PSD del segnale PAM devo riscalare la PSD del segnale A, così passo da N a F, la frequenza per i segnali tempo discontinui. Riscalarlo è facile perché, ricordate che questo punto si chiama un mezzo e questo meno un mezzo, perché il periodo è 1. Riscalarla è facile perché basta semplicemente moltiplicare, cioè al posto di N ci devo mettere F per T, e allora quando
mi fa 0, f per t fa 0 ed f fa 0. Quando mi fa ni con a, f per t fa ni con a e dunque f fa ni con a su t. Ripeto, quando ni l'argomento fa ni con a, f per t fa ni con a e dunque f fa ni con a su t. Quindi questo punto si chiama ni con a su t. Quando l'argomento fa un mezzo, f per t fa un mezzo e quindi f fa 1 su 2t. Questo punto qui ni fa un mezzo, dunque f per t fa un mezzo, dunque f fa 1 su 2t. Questo si chiama meno 1 su 2t e così via. Le repliche stanno ogni 1 su t. Me l'aspettavo, no? 3 e il resto hanno esattamente lo stesso aspetto, sono sempre dei triangoli. Ho fatto soltanto un cambio di scala dell'asse. Ma d'altra parte questo è quello che succedeva quando facevate il segnale campionato e la conversione TN. Il segnale campionato era un segnale a tempo continuo, quindi c'aveva le frequenze F, però c'aveva delle delta, replicazioni. Quando andavate alla conversione TN prendevo soltanto i campioni senza le delta, quindi un segnale a tempo discreto, e quindi lo spettro era lo stesso identico di prima, ma con la frequenza ni, ed era periodico di periodo 1. E allora dovete semplicemente rimappare il periodo 1 su t sul periodo 1, e quindi ha soltanto un cambio di scala sull'asse x. Però stiamo facendo la cosa opposta. Questo è la PSD di A nel punto ni quando ni è uguale a f per t. In realtà questo è proprio lo spettro di x, la PSD di x, quando PDF fa 1. O insomma, PDF è costante. E PDF è costante quando l'impulso è una delta, perché se l'impulso è una delta di Dirac, la sua trasformata di Fourier è una costante. Quindi questo è proprio il segnale PAM quindi S con X di F quando PDF è una costante, quindi quando PDT è proporzionale alla delta di Dirac. Insomma è il campionamento ideale, perché se poi mi dite, qui state scrivendo somma su k, dia con k, delta di t meno kt, questo è un segnale campionato idealmente, a con k, delta di t meno kt, e quindi la trasformata di Fourier, la PSD, di un segnale campionato idealmente, è semplicemente la replicazione. Ok? Quindi è ovvio che se l'impulso pdt è una delta di Dirac, PDF modulo quadro è una costante, perché la trasformata di P diventa una costante e PDF modulo quadro è una costante al quadrato. E quindi questo è il cambiamento ideale, semplicemente. In questo caso il segnale PAM rappresenta il segnale all'uscita è un cambiamento ideale. Vedete quanto è versatile il segnale PAM. Fatemi fare però altri 3 esempi. Che non hanno a che fare chiaramente con un impulso così stretto quale può essere quello della delta di Dirac. Facciamo il caso di impulsi più, fra virgolette, fisicamente realizzabili, oddio, più simili a qualcosa di reale, anche se non sono ancora reali, perché voglio fare impulso rettangolare che non è fisicamente realizzato, che è un fronte salita verticale.
se io volessi fare la PSD e segnare X, il disegno, quando l'impulso, ripeto, non è un impulso ideale di Rack, ma è una finestra rettangolare, ad esempio pi greco di t su t terzi, quindi una finestra rettangolare ampia t terzi. Se l'impulso P è una finestra rettangolare ampia T terzi, allora la sua trasformata di Fourier P con F quadro, la sua trasformata di Fourier P con F sarà una sinc. Se è ampia T terzi, il primo numero della sinc sarà 3 su T. Ma se devo fare P con F modulo quadro, ci avrò una sinc quadro, il cui primo numero sta a 3 su T. 1 su T, 2 su T, 3 su T, qua c'è il primo nullo della sinc, ok? Anzi, della sinc quadro. E poi riparte. L'altro nullo sta a 6 su T, quindi 0, 1, 2 e meno 2 e 3, sta qui. Questo è il caso di P di T proporzionale a che cosa? Una finestra rettangolare ampia a t terzi. Quella è la PDF modulo quadro. Bene, ripeto, se PDT è una finestra, è proporzionale a una finestra rettangolare ampia a t terzi, PDF è proporzionale a una sinc di F t terzi, quindi il primo nullo c'è a 3 su T. E PDF modulo quadro, che è quello che mi serve qui sopra per disegnare la PSD, è proporzionale a un sinc quadro il cui primo nullo sta a 3 su T, quindi è questo l'andamento di PDF modulo quadro. Bene, questo PDF modulo quadro moltiplica la PSD di A, che sono tutti quei triangolini, quindi tutti quei triangolini prima vengono moltiplicati per una costante quando era una delta di Dirac. Ora invece vengono moltiplicati per una sinc quadro. Quindi le ampiezze di quel triangolino sono tutte quante uguali costanti, ma verranno attenuate ogni volta. Il primo triangolino sarà questo. Il secondo sarà questo, verrà anche un po' deformato perché non è che è costante, quindi lo abbassa. È deformato. E qui addirittura lo annulla, vedete? Perché quando io ho il picco del triangolino lo moltiplico per 0, il nullo della sinc quadro. Quindi prima e dopo ci sarà un accenno del triangolo che sta per salire e poi dopo lo annulla la sinc quadro. E poi qua c'è un'altra replica più piccola. Stessa cosa di qua. Scusate che tocca però là. E non sono triangolini perché questa linea obliqua del triangolo viene moltiplicata per una sinc quadro che non è una retta. Quindi il prodotto fra una retta e una sinc quadro non è una retta, quindi lì saranno deformati, non so, saranno per così a barile oppure a botte, non so come sono fatti, è un aspetto un po' strano, ma non ci interessa. E anche qui, vedete? La banda di questo segnale è infinita, è un campionamento ideale. La banda di questo segnale dipende dalla nozione di banda, però come vedete ci sono tante replicazioni di questo triangolino che viene sempre deformato, ma il grosso sta dentro il primo nullo della sinc quadro. Poi dopo, qui, al secondo nullo sinc quadro, l'energia che sta, la potenza sta contenuta diventa piccola. Perché è il secondo nullo da sinc quadro, quindi a sinc va a 0, sinc quadro va a 0 ancora più velocemente. Quindi diciamo che la banda, non so quant'è, ma è roba che ha qualcosa a che fare con 3 su T.
Va bene? In realtà potrei proprio andarmi a valutare la sync quadro che andamento ha, vedere un po' il 90% dell'energia della sync quadro dove sta, magari scopro che nel primo nulla sync quadro c'è già il 95-98% dell'energia, e ora qui che è una sync quadro che modula invece il segnale periodico, qui abbiamo un segnale di potenza, dentro il primo nullo potrebbe starci il 95-98-99% della potenza, non lo so. Comunque, passatevi in precisione, la banda è una roba, è qualcosa che ha a che fare con 3 su T. Va bene? Che è molto grande, perché ho preso un impulso molto stretto, T terzi, ma non è infinita quando prendo un impulso strettissimo, ampiezza nulla come la delta. E se rifacessi questo stesso disegno, quando prendo un impulso ancora più largo, quindi una finestra rettangolare ampia T, non T terzi, e allora il primo nullo della finestra della sync quadro non sarebbe a 3 su T, ma sarebbe a T, cioè sarebbe qui il primo nullo. Quindi avrei un andamento del genere. Il secondo nullo sta qui, e poi se ne va proprio a 0 velocemente. E quindi il disegno potrebbe avere questo aspetto. Poi qui si annulla. Qui si annulla e qui rimane proprio piccolo e così via. E anche qui. E se ne va a 0. Il primo nullo sta 1 su T. E questo è il caso in cui l'impulso P è proporzionale alla finestra rettangolare ampia T. Quindi questi impulsi che modulano. Scusate, questi impulsi che portano ogni campione con K sono sempre più larghi e quindi hanno una banda sempre più stretta, e anche il segnale PAM avrà una banda sempre più stretta, perché stavolta vedete questo andamento qui è proporzionale al sync quadro, quindi va a 0 velocemente e già il grosso della banda della potenza, scusate, è contenuto nel primo nullo, quindi un 1 su T. Qui scrivo proporzionale, ma insomma ha a che fare con 1 su T. E l'ultimo disegno è quello in cui dico, ho capito, io devo, se voglio fare, voglio far sì che X abbia la banda più piccola che posso immaginare, devo stringere PDF modulo quadro il più che posso immaginare, cioè nel tempo devo prendere un impulso il più largo che posso immaginare. La delta di Dirac è strettissima, banda infinita. Pi greco e T terzi è un impulso rettangolare abbastanza stretto, banda grande. Pi greco e T è un impulso rettangolare abbastanza largo, banda stretta. Ne voglio prendere uno ancora più largo di impulso, così la banda diventa ancora più stretta. In frequenza vuol dire dover stringere questo oggetto qua fino a che non arrivate al minimo possibile. Ma il minimo possibile è questo, ragazzi, è una PDF modulo quadro che è un rettangolo, in modo tale che prendo soltanto la replica centrale, l'altro la annullo tutte quante, più stretto di questo non riesco a immaginare nulla. Se poi lo prendo troppo stretto comincio a cancellare anche la PSD di A e quindi perdo proprio informazioni. Ma quando è che io ottengo una trasformata di Fourier che è un rettangolo? Quando l'impulso era una sync, quindi questo è il caso in cui l'impulso PT era una sync. Ok? Se l'impulso PT era largo, larghissimo, una sync, la sua trasformata a PDF modulo quadro, sync di T su T, la sua trasformata a PDF modulo quadro è un rettangolo, e io sto prendendo solo la replica centrale, e quindi è come se fosse una formula di interpolazione. In questo caso la banda è la minima possibile, è 1 su 2T. O meglio, in questo caso è proprio la banda di S con A, cioè D su T. Nicolà su T, questa è la banda, perché qui non c'è nulla. Ma badate che in questo caso
ho preso degli impulsi sync, quindi qua ho sommatore su k, via con k, sync di t meno kt su t, ma questa è una forma di ricostruzione. E qui insegnare PAM mi può anche modellare una formula di costruzione. Il succo di questo, tutta questa storia, per chiudere la lezione, è il segnale PAM a questo aspetto, stampatelo bene in testa. La sua PSD è proprio questa, ricordate la memoria perché è importantissima, ma siate anche in grado di ricavarla, facilissima da ricordare, da cui capisco che la banda ha a che fare con la banda dell'impulso. Ma era ovvio, scusate, se io ho sommatoria con K per P, chi è che detta la banda? Brutalmente avrei fatto trasformatore pure di questo oggetto per capire la banda, e la trasformatore di tanti oggetti che sono tanti impulsi ritardati, alla fine della fiera fa la trasformatore di un impulso modulato, quindi la banda è dettata dall'impulso, cioè poco da fare. Ed è quello che ho ricavato qui, infatti, con impulsi di Dirac la banda è infinita, con impulsi finestra rettangolare anche a t terzi la banda è circa 3 su t, insomma la banda è dettata dall'impulso P. Va bene.